Allora, la domanda più frequente praticamente in questo periodo è: sono in giro, che ne so, trovo un bar, trovo una rosticceria, trovo un ristorantino, una tavola calda, prendo da mangiare, prendo solo schifezze. È vero, è che poi fondamentalmente, specie nei bar, se tu mangi, difficile che trovi, che ne so, tramezzino col pane integrale, panini fatti decorosamente, coaffettati, media qualità, piuttosto che roba infarcita di maionese, salse, controsalse, eccetera. Questo ovviamente pregiudica poi la vostra linea, le vostre performance giornaliere, la resa a lungo termine, perché comunque vi mangiate monnezza. Mangiando questa monnezza praticamente vi sentite affaticati. Poi tanta gente dice: ma vabbè, ma io esco presto, come posso fare, come non posso fare, non mi vai a portarmi il portapranzo? Allora, io a tutte queste persone, specie maschi, sportivi, single, che generalmente hanno queste difficoltà, o che comunque hanno a casa la moglie, la fidanzata, non è capace a cucinare, non c'ha voglia di cucinare, c'ha altri grilli per la testa, io consiglio una serie di prodotti molto interessanti. Allora, il primo prodotto che voglio consigliare è fondamentalmente un super cibo e si chiama la quinoa. Allora, la quinoa, qual è il vantaggio di questo prodotto in particolare? Questo è un prodotto già pronto, è un barattolo, come potete vedere. Prima cosa, ha una scadenza a lunghissimo termine, mediamente 2-3 anni dal momento in cui viene confezionato. È pronto all'uso perché è già cotto, ok? Qui voi aprite, mangiate e consumate. Potete portarlo tranquillamente in uno zainetto, potete portarlo tranquillamente in ufficio, potete portarlo tranquillamente per strada. Se avete un cucchiaio, ancora meglio a mangiarlo, altrimenti voi lo aprite, c'è solo acqua e quinoa, lo scolate dell'acqua, molto semplice, basta aprirlo un pochettino, esce solo l'acqua e vi rimane solo la quinoa. Allora, questo pesa 400 grammi non sgocciolato, nel momento in cui è sgocciolato sono 240 grammi di prodotto, perciò avete comunque una quantità di prodotto interessante. In tutti i 240 grammi avete una banalissima quantità di calorie, parliamo di 120 calorie. Questo è un pasto completo, per questo si chiama super cibo. Il grosso vantaggio è che ha un'altissima digeribilità, è buono a livello di sapore, perché comunque la quinoa è molto buono. Tra l'altro, la quinoa altro non è che una pianta, tanti pensano che è un cereale, invece questa è proprio una pianta, al pari degli spinaci e di tanta altra roba che generalmente mangiate. È ricchissima di vitamine, ferro, proteine, non ha grosse controindicazioni, anzi direi nessuna. Dicevo, alta digeribilità, non c'è glutine, non c'è colesterolo. Oltretutto ha una particolarità, oltre a essere ricco di proteine, anche la lisina, che è un amminoacido fondamentale che aiuta moltissimo anche dal punto di vista sportivo. Ferro, magnesio e fosforo tra i minerali in grossa quantità, vitamine del gruppo B, C ed E, ovviamente un antiossidante. Ovviamente lo potete anche arricchire, nel senso, io me lo posso portare dietro, lo apro, addirittura lo scolo e me lo mangio dal barattolo, proprio grizzissima come cosa, ma lo posso arricchire magari di un po' di salsa, di un po' di olio. Se ho un portapranzo me lo verso nel portapranzo e ci metto olio, un pizzico di sale, se volete potete tranquillamente non metterlo. Gli ingredienti di questo prodotto specifico sono solamente quinoa ed acqua, non c'è nulla da aggiunto, zuccheri, sale, oli, è tutto al naturale. Tra l'altro, il prodotto che io consiglio è questo qua, vi faccio pure pubblicità, tanto non mi sponsorizza, si chiama Finestra nel Cielo. Sì, la Finestra nel Cielo lo trovate praticamente in tutti i negozi biologici eccetera, perché è un prodotto biologico, certificato biologico. Tanti mi dicono: ah, beh, ma che serve questa certificazione biologica, tanto c'hanno il campo da una parte accanto all'autostrada. Probabile, però intanto c'hai una certezza relativa al fatto che loro, dal punto di vista di coltivazione, la fanno biologica in culo spazio. Poi magari ci passa un camion che sgancia di tutto e di più, ma però ripeto, la base c'è, comunque viene coltivato biologicamente, non viene raffinato, è integrale, è pronto all'utilizzo. Perciò questo è il primo prodotto che vi consiglio. Costo ridicolo, perché parliamo di 1,50€ per 240 grammi di prodotto già pronto. Potete trovarla a 1,80€, potete trovarla a 2€, a seconda anche della libera concorrenza che c'è. Però in linea massima un prezzo contenutissimo per un pasto completo, anzi per un super cibo in questo caso. Altro secondo prodotto, sempre in barattolo, sempre già pronto, sempre della stessa marca, è il famoso Gamut, che è il nome poi commerciale del grano Khorasan. Questo qui in particolare è già pronto, disponibile al consumo. Solito discorso, ingredienti, grano Khorasan, acqua. Lo dovete consumare, sgocciolate, pronto da mangiare. C'avete coltello, forchetta, cucchiaio, tutto quello che vi pare di posate.
lo usate altrimenti direttamente dal barattolo e mangiate se state in mezzo alla strada. Oh, può capitare che uno va a fare un'escursione, non sa che portarsi. Anche qua lunga scadenza, 2-3 anni di durata del prodotto, non va conservato in frigo come il precedente prodotto. E l'altro vantaggio di questo prodotto in sé è che è anche buono da mangiare. Sì, perché poi la consistenza sembrano chicchi di riso, perciò nel momento in cui voi lo iniziate a mangiare, l'idea è proprio quella. Ovviamente il grande vantaggio di questo è che anche esso è ricco di proteine, minerali, antiossidanti, ed è un super, nello specifico, non è un prodotto industriale, anche qua prodotto bio, poca lavorazione, prodotto integrale, alta digeribilità, usato nelle diete, tiene basso l'indice glicemico, consigliato per chi fa sport, perché comunque l'utilizzo dei carboidrati presenti in questo vi danno comunque quella benzina per i muscoli che durante l'attività sportiva sono sinceramente molto utili. Questo lo potete condire a piacimento, potete lasciarlo così semplice. Anche qui parliamo di un prodotto che per 240 grammi prodotto sgocciolato ci aggiriamo intorno a 180-200, sì. Altro da dire sul prodotto? Direi di no, anche questo pronto all'utilizzo. Non dovete fare cotture, non dovete fare niente. Ok, arriviamo a un prodotto secondo me principe. Oltre alla quinoa, secondo me il riso integrale, in questo caso riso integrale Carnaroli, già pronto, questo è un prodotto top. Se rimaniamo tutti nella fascia di prezzo dei 2 euro questi prodotti, 1,50-2 euro, perciò comunque un costo contenuto per un prodotto già pronto, consumabile, di alta qualità. Allora, 240 grammi di riso, qui anche l'ingrediente è riso, acqua, niente aggiunto, né sale, né olio, né puttanate varie. E che cosa c'è di interessante? Questo è integrale come il riso. Tanti mi diranno, vabbè, ma io il riso me lo compro al supermercato, lo cuocio, sì. Quanto ci mette a cuocere? I famosi risi che cuociono in 10 minuti, il famoso riso integrale che cuoce in 14 minuti, no. Questo è un riso che cuoce, che chi l'ha cotto in 40-50 minuti. Perché? Perché il riso integrale, a differenza del riso raffinato, il famoso riso bianco, ma anche i finti risi integrali, è un riso che se voi lo prendete, ok, già lavato e pronto, lo mettete in un tovagliolo, lo fate asciugare, lo lasciate all'atmosfera, questo è un riso che germoglia, da questo nasceranno le piante. Da qui si sviluppa tutto un discorso. Se io compro il classico riso al supermercato, lo metto a fare lo stesso processo, così rimane, rimarrà bianco, pulito, lindo, non farà nulla. Perché? Perché giustamente il riso classico che voi comprate al supermercato, pagate 4 soldi, lo cuocete in 5 minuti, è un riso che è talmente lavorato, raffinato, sistemato, eccetera, eccetera, che ha perso tutti quanti i loro valori nutritivi. Il riso integrale in sé è un potentissimo antinfiammatorio, anzi, nel caso in cui si sta male, si ha dei problemi, la prima cosa che si consiglia è mangiare il riso. Poi ti rifilano il riso che non vale niente, il famoso riso bianco che ti dà un po' di energia, ma in sostanza non ti ha regalato veramente niente. Invece il riso integrale, grazie a tutta la parte antiossidante, dei polifenoli, eccetera, è un potentissimo antinfiammatorio. Tra l'altro, la cosa molto interessante di questo qui è che l'amido contenuto nel riso è un amido che tiene anch'esso basso l'indice glicemico. Perciò perfetto per le diete, perfetto per tutte quelle persone che soffrono ovviamente di diabete o di problematiche legate ad esso, ma comunque ottimo per qualunque tipo di dieta. L'energia che sprigiona il riso nel singolo chicco è una cosa ormai risaputa, infatti in Oriente c'è gente che campa prevalentemente di riso. Perciò vi dicevo, 240 grammi di riso, in tutto questo, chiamiamolo pasto, abbiamo circa 200-220 calorie, chilocalorie scusatemi, che significa comunque un pasto ricco dove non avete abbondato assolutamente in nessun modo sulle calorie. Perciò dicevo, prodotto finale, costo sotto i 2 euro, 1,50 euro anche in alcuni casi, 240 grammi prodotto, 200 kcal, sapore comunque discreto perché parliamo di un riso, potete tranquillamente non condirlo, potete tranquillamente mangiarlo così, poi se volete un po' di olio a crudo extravergine di oliva tranquillamente lo potete aggiungere, un pizzico di sale magari iodato, potete usare tranquillamente il gomas, e diciamo questo è un altro dei prodotti che consiglio nelle famose pause pranzo, nelle famose gite, ma anche la sera stessa quando state a casa e volete comunque creare un piatto. Ovviamente avete il grande vantaggio che non dovete cucinare per 40 minuti questo riso, che è uno dei più grandi vantaggi che ha questo prodotto. 40-50 minuti, in realtà questo è subito pronto. Allora, veniamo all'ultimo dei nostri prodotti, sempre stessa marca, sempre stessa confezione, sempre stesso sistema, perciò subito pronto, pronto a essere consumato, perciò non c'è bisogno di mettervi lì e cucinare o altro. Questa, a differenza dei
dei primi tre prodotti che vi ricordo sono la quinoa, il grano Khorasan piuttosto che il riso integrale, ha comunque glutine, perciò non può essere indicato per celiaci o per chi ha problemi relativi al glutine. In ogni caso è un prodotto altrettanto valido, perché rimaniamo sempre nella stessa fascia di prezzo, rimaniamo per un prodotto che, come tutti gli altri, i grassi sono ridotti a zero, grassi saturi non esistono, sale, zuccheri sono praticamente assenti, e carboidrati e proteine ben bilanciati. Prodotto molto energetico, il farro, ha sicuramente dal suo punto di vista la parte più interessante è che mantiene bassissimo l'indice glicemico, perciò è perfetto per le diete, addirittura lo trovate nelle diete a zona, nelle diete Dukan, lo trovate comunque in tutta una serie di diete che lo prevedono. Ottimo il sapore, si combina benissimo con una serie di alimenti, ciò potete buttare dentro le insalate, lo potete tranquillamente fare insieme alla pasta, magari usate una pasta integrale, usate una pasta con cereali differenti, lo potete usare addirittura insieme al riso, cioè ci si possono fare veramente tantissime cose. Ovvio che il consiglio iniziale è consumatelo così, ve lo portate, lo sgocciolate, come dicevo prima, a tutti gli altri prodotti, lo tenete in ufficio, nel cassetto, nello zaino, dove vi pare, e lo consumate così. Ovviamente vi restituisce tantissima energia, non ci sono grassi, non ci sono ovviamente sale e zuccheri aggiunti, come avevamo già detto, ricchissimo di minerali, tra cui il magnesio. L'altra parte interessante è che questo tiene contribuisce a tenere bassissimo il colesterolo LDL, quello cattivo, perciò è un prodotto molto molto indicato anche da quel punto di vista. Perciò io vi dico, investimento molto molto basso, prodotto già pronto, qualità, prodotto ed acqua, niente di più, ovviamente anch'esso biologico. Perciò, per concludere, cari amici, signori, parenti, haters e quello che siete, vi consiglio ovviamente questi quattro prodotti che vi ho illustrato. Perché? Perché giustamente ve li potete portare dietro, li potete comprare oggi, usarli tra un anno e mezzo, due anni, non ci sono problemi, li potete mettere ovunque, nella dispensa, sotto al letto, dentro uno zaino, perché tanto non c'hanno bisogno né di frigo né di atmosfere particolari. Certo, se li mettete dentro la stufa, accanto al fuoco, eccetera eccetera, forse c'è un problema, però non credo sia il vostro caso, o sopra il termosifone. E questi alimenti qui in particolare, come dicevamo, essendo biologici, ripeto, non è una cosa assoluta la certificazione biologica, che tanti mi dicono sì, però è biologico qua, biologico là, sicuramente non è una cosa assoluta, ma almeno in quella coltivazione specifica non hanno usato pesticidi, non hanno usato trattamenti particolari industriali, si è avuta una certa accortezza a utilizzarlo. In genere tutti gli alimenti più sono vicini al processo naturale di crescita, raccolta e chiamiamola confezionamento, e meglio è poi per la vostra salute, perché noi dobbiamo andare a prendere poi le merendine al supermercato o la pasta anti-radiazioni nucleari che resiste pure se gli spari con una pistola o gli dai fuoco o lanciafiamme, perché sono prodotti particolarmente elaborati, ricchi spessissimo di zuccheri raffinati, che ovviamente, oltre a darvi dipendenza del prodotto, tendono anche a conservarlo. Perciò il discorso è: cerchiamo di prendere più prodotti naturali possibile, cerchiamo di mangiare meglio possibile. Poi non venite a dire ma perché continuo a ingrassare, ma perché comunque continuo a sentirmi stanco, ma perché faccio sport ma sembro mio nonno, eccetera. Perché anche superati i 40, superati i 50 anni si può stare in forma, perché poi quello che mangiate va a costituire il vostro corpo. Ci vediamo alla prossima. Un saluto, cari amici.